Salve ragazzi e bentornati su News Stats Soccer. Allora, quest'oggi puntata numero 59, si va avanti, ormai siamo agli sgoccioli di questa stagione con il Paris Saint-Germain, che potrebbe già essere la nostra ultima stagione con questa maglia, perché il nostro obiettivo è come sempre vincere tutto dappertutto, quindi ora tocca alla Francia. Comunque ragazzi, come al solito, prima di iniziare, io vi invito a lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione, ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è comunque in descrizione. Detto ciò, ragazzi, possiamo andare subito ad affrontare il Monaco perché oggi inizieremo con i quarti di finale di Coppa di Francia, partita sicuramente non semplice, ma bisognerà sicuramente dare il massimo perché questa competizione è assolutamente da vincere, quindi siamo in trasferta, ma dovrebbe essere una partita singola, nel senso che non c'è andata e ritorno, forse ci sarà nelle semifinali. Comunque qua tentiamo subito il primo assist di giornata che però purtroppo non arriva. Però siamo partiti bene, dai, forza ragazzi, forza. Monaco è sempre squadra difficile da affrontare, però mi sembra che tutto sommato siamo quasi sempre riusciti a batterli. Qua arriva il passaggio, ti prego muoviti, ok, meno male. Ok ragazzi, dai, oggi è veramente una puntata molto importante, potrebbe essere veramente decisiva sotto ogni punto di vista. Qua ci mangiamo un gol abbastanza clamoroso davanti alla porta, però purtroppo come sempre il colpo di testa non risulta essere la mia specialità. Comunque riproviamoci subito qui. Passaggio corto. C'è un vento anche abbastanza fastidioso, quindi sicuramente oggi non sarà semplicissimo. E finalmente arriva il gol tramite, comunque grazie anche a un nostro assist. Qua possiamo riprovarci. Ancora un tocco dentro e purtroppo qua passaggio sbagliato. Quindi occasione sprecata, ma qua attenzione. Attenzione che abbiamo la chance di chiudere la partita e ci riusciamo. 2-0 raddoppia il Paris Saint-Germain. Mi ricordo che l'ultima volta in Coppa abbiamo fatto una partita veramente tremenda, però riuscimmo comunque a passare il turno grazie ai nostri compagni. Quindi siamo stati fortunati una volta, adesso stiamo ripagando il grande sforzo fatto dai nostri compagni. Qua arriva una sfortunata traversa, ma non c'è più tempo, finisce qua la partita, doppietta e assist per noi, semifinale di Coppa raggiunta, benissimo ragazzi, benissimo. Adesso ragazzi ci sarebbe anche da recuperare la prestazione in un certo senso in Champions, perché facemmo 2-2 col Chelsea. Comunque qua ne approfitto che sono già mezzo stanco per migliorare il mio rapporto con la fidanzata, ok? Ame fiori che le ho regalato, va benissimo. Ok, adesso siamo stanchi e quindi andiamo di drink e soprattutto andiamo in campo contro il Lione. Ragazzi, in campionato ormai manca veramente pochissimo, se non sbaglio, una vittoria e il gioco è fatto, quindi cerchiamo di portarci già oggi a casa il titolo. Comunque subito occasione per noi, anche se è un po' difficile da questa posizione, ma noi ci proviamo comunque quasi quasi. Quasi quasi ci riusciamo pure, peccato ragazzi. Comunque arriva comunque appunto il gol del vantaggio qua ragazzi, colpo di testa, ma forse è quasi più semplice tentare l'assist, però forza 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 non ci arriva, peccato. Però secondo me non era una cattiva idea. Arriva il pareggio del Lione, peccato, ma si torna in vantaggio. Due gol fatti dai nostri compagni, noi non c'entriamo nulla, diciamo così. Comunque stavolta tenterei un tocchettino abbastanza corto ma molto preciso qui, bellissimo assist, 3-1, segna ancora il Paris e si va alla ripresa con il Lione che rimane in partita, solamente un gol di distacco, ma adesso abbiamo l'opportunità per spaccare tutto, vai sul primo palo di potenza, no, qui si è alzato troppo il pallone, qua ho sbagliato, peccato, peccato, ma dobbiamo continuare così, vediamo se ci arriva un'altra chance. Mi sembra strano che non sia successo nulla, infatti eccoci qua. Possibilità di dribbling che non sprechiamo. Siamo davanti alla porta, non è semplice, ma ci proviamo e quasi quasi ci riusciamo. Già stavo festeggiando, ragazzi. Comunque finisce qua la partita, 3-2, vittoria molto importante, solamente un assist quest'oggi per noi, ma dovremmo essere matematicamente campioni perché siamo alla 33ª giornata.
Ci sarebbero ancora 5 partite da disputare, quindi 15 punti a disposizione, e quindi 8 e 5 fa 13. Quindi ragazzi, sì, diciamo ci servirebbe un altro punto perché eventualmente il Montpellier potrebbe arrivare a 83. Però ragazzi, penso che pure a pari punti siamo noi avanti perché abbiamo fatto più gol. Comunque ragazzi, adesso è, ritorno, è il momento del ritorno della partita, cioè, comunque, ok, è il momento del ritorno contro il Chelsea, della partita di ritorno contro il Chelsea, ce l'ho fatta, e cerchiamo di ribaltare il risultato dell'andata. Facemmo 2-2 in casa nostra, quindi adesso a Stamford Bridge sicuramente servirà una super prestazione da parte dei nostri compagni e comunque della nostra squadra. Sicuramente anche noi proveremo a dare il massimo. Sicuramente il Chelsea non è un avversario semplice, anzi tutt'altro. Comunque siamo passati in vantaggio, qua addirittura la chance per raddoppiare, arriva il gol da parte di Jones, 2-0 Paris Saint-Germain, che è partito a 1000 all'ora qui in casa dei Blues. Possibilità di attaccare, vediamo un po' se la palla arriva a destinazione. Non è un passaggio semplice, infatti abbiamo sbagliato tutto, forse era meglio non muoverlo il giocatore. Comunque finisce il primo tempo, 2-0 all'intervallo, che sembra essere abbastanza rassicurante, ma guai a cantare vittoria troppo presto. Comunque qua c'è un'opportunità per noi, possiamo tentare il tiro, la palla rimbalza e c'è l'assist, arriva il gol, 3-0 per il Paris Saint-Germain. Ancora un'opportunità, io lo farei andare dritto per dritto così, vediamo, e poi calcerei in questo modo. No, come ha fatto a prendere il palo, dai. Cioè, qui era veramente un assist abbastanza comodo, incredibile che abbia sbagliato. Comunque siamo molto vicini all'obiettivo. Qua arriva il tiro, arriva il gol, 4-0 da parte del Paris Saint-Germain, che sta dominando qui a Stamford Bridge. Ormai il gioco è fatto, possibilità finale qua da corner, quindi palla da ferma per così dire. Arriva quasi il 5-0, ma la partita si conclude qua. Grandissimo, grandissimo PSG, grandissimo Ricky Jones, che con un assist e una doppietta riesce a ribaltare il Chelsea e riesce a portare il PSG in semifinale di Champions, che comunque è una grandissima soddisfazione. Adesso andiamo a far serata con i nostri compagni di squadra e poi scendiamo in campo contro EAG, che dovrebbe essere il Gengamp. Passiamo subito in vantaggio. A questo punto, ragazzi, basta effettivamente un punto, quindi siamo veramente molto molto vicini alla vittoria del campionato, quindi il primo obiettivo lo stiamo per portare a casa. Qua tentiamo l'assist, che riesce, 2-0 per il Paris. Dai, vinciamo pure questo, così siamo tranquilli e possiamo viverci le ultime, diciamo, le ultime giornate con molta più tranquillità, con abbastanza, in modo soft, diciamo. Comunque ancora opportunità per attaccare. Ricky Jones prova ad alzarla, ci riesce, arriva ancora un assist, 3-0 per il Paris Saint-Germain. Ancora Jones che è protagonista. Comunque vediamo un po', i nostri avversari ci provano, arriva addirittura il 4-0 su punizione. Quindi ragazzi, secondo tempo dove possiamo effettivamente andare piano piano, mettiamo un solo cuoricino così non ci stanchiamo troppo. Qua siamo solo noi, bisogna per forza tentare il tiro, e arriva il gol, 5-0, distrutto questo Gengamp, almeno credo che sia il Gengamp. Comunque qua trovano addirittura due gol, ma il vantaggio dovrebbe essere abbastanza rassicurante, siamo 5-2, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Io qua tenterei il tiro in porta, si mette in mezzo il nostro compagno che era chiaramente in fuorigioco. Comunque arriva il gol del 6-2, che chiude il set, 7-2, manco a farlo apposta. E dovrebbe finire qua la partita. Ok, doppio assist e gol, 10 in pagella, ancora i migliori in campo. Adesso sì ragazzi, siamo matematicamente campioni di Francia, quindi il primo obiettivo è stato raggiunto. Adesso diciamo mi accontenterei di vincere la coppa, così vinciamo tutto in Francia. Comunque la semifinale sarà con il Tolosa, poi ragazzi abbiamo anche il CSKA di Mosca in semifinale di Champions, quindi strano sinceramente. Comunque vabbè, andiamo in campo, cioè strano che CSKA sia arrivato in semifinale di Champions sinceramente. Comunque qua dritto per dritto, ma facciamo attenzione, no, ho sbagliato qua ragazzi, cavolata cavolata in dribbling. Comunque proviamo subito a rifarci,
C'è Ricky Jones che deve alzare questo pallone. Vai, 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 con l'assist. Ok, non poteva sbagliare. 1-0. Si passa in vantaggio. Queste partite di campionato servono, diciamo, per mantenere alti i nostri standard, i nostri score, eccetera, eccetera. Perché poi a livello di risultati, diciamo che siamo a posto. Qua arriva quasi un doppio assist. Peccato. Comunque andiamo alla ripresa. Andiamo alla ripresa. Dove arriva purtroppo il pareggio del Troyes, peccato. Cerchiamo di tornare in vantaggio qua. Secondo me bisognerebbe tentare il tocco morbido. E infatti, ottima idea. Arriva ancora l'assist 2-1 per il Paris Saint-Germain. Adesso diciamo che si potrebbe chiudere questa partita, magari con un nostro gollettino. Infatti, spazio per noi. Io provo ad incrociare, diciamo, qua precisione chirurgica, 3-1 per il Paris Saint-Germain, segna ancora Ricky Jones e finisce qui la partita, un'altra ottima performance. Adesso ragazzi, l'intervista, ultimamente ne stiamo sbagliando troppe, tutto il merito ai ragazzi, ok? I tifosi sono stati fantastici, ok? Allora, ok, sai, ok, sai, uomo a uomo, ok, stavolta non sbagliamo e riusciamo a fare anche la conferenza stampa, cioè comunque l'intervista. La conferenza stampa sta su FIFA, chiaramente. Allora, adesso ci si scende di nuovo in campo, ancora in campionato, partita contro il Nantes. Cerchiamo di fare in fretta in queste partite a sto punto. Opportunità di colpire il pallone di testa. Ok, pensavo di aver sbagliato, ma evidentemente sono stato bravo. Comunque, continuiamo ad attaccare. Ricky Jones che sbaglia questa volta, questa volta sono stato tutt'altro che bravo, anzi abbastanza incapace. Comunque Nanta prova ad attaccare, ma il Paris riesce a sbloccare la partita. Qua ragazzi, colpo di testa che è meglio fare il tocco sotto, quasi quasi arrivava l'assist da questa posizione. Comunque ancora un'opportunità per noi, direi chiaramente di mettere il piedino sotto come ha fatto ad anticipare. Comunque vabbè, andiamo alla ripresa. Nantes che riesce a trovare il gol del pareggio, opportunità per noi. Ecco qua ragazzi, forse è meglio calciare secondo me in porta. E infatti ragazzi, arriva il gol qua, grandissimo tiro da parte di Ricky Jones. Adesso vediamo un po' se il Nantes riuscirà di nuovo ad acciuffare il pareggio. Noi proveremo a chiuderla. Qui ancora colpo di testa perfetto da parte di Ricky Jones, che ormai ragazzi è un giocatore fenomenale. Anche qui a Parigi è riuscito ad imporsi e arriva il gol del 3-1 che dovrebbe farci stare molto più tranquilli. Quindi mettiamo un cuoricino solo, andiamo con calma, con tranquillità, senza pressioni, senza niente. Qua mandiamo il compagno avanti e calciamo, forse ho sbagliato, infatti dovevo prenderla leggermente più sotto il pallone. Comunque forza col dribbling, siamo in aria, riesco a prenderlo quello? Vediamo, tocco sotto, sembra proprio di sì ragazzi, no, non ci credo, come ha fatto a non segnare? Era un assist magnifico qua, veramente stupidino il nostro compagno. E quindi adesso proviamo a fare tutto solo noi. Arriva il gol 4-1, segna ancora Ricky Jones che non si ferma più e non si ferma manco il PSG. 5-1, tripletta da parte di Ricky Jones, livello 65 raggiunto, va benissimo. Adesso ragazzi si continuano a macinare i punti in campionato, ma ci interessa il giusto alla fine. Comunque adesso abbiamo la coppa, no. No, altre due partite di Ligue 1 e poi ci concentreremo solamente sulle coppe. Qua ragazzi, lo sponsor ha bisogno di un po' di compagnia da parte nostra, quindi diamogliela subito. Ah, poi ragazzi, sto per consumare le scarpette da calcio e per il resto siamo abbastanza bene. Ok, ancora contro il Monaco che addirittura è 17esimo in classifica, non me l'aspettavo così in basso, sinceramente. Qua ragazzi, tentiamo il cross e arriva l'assist. Addirittura 3 gol in 7 minuti, partita particolare, quindi proviamo a tornare anche noi in partita. Infatti arriva subito il pareggio 2-2, 3-2 del Parigi, partita a tratti assurda, devo dire. Qua tocchettino sotto, perfetto, e arriva ancora il gol 4-2, abbastanza semplice qui. Ok, proviamo a calciare in porta, tiro perfetto, 5-2. Segna Ricky Jones che sta facendo, devo dire, una puntata incredibile. Il nostro Ricky Jones è veramente eccezionale. Qua potrebbe arrivare l'ennesimo assist, infatti arriva 6-2 dopo appena 22 minuti. Beh, devo dire
una partita molto emozionante, molto scintillante, addirittura 7-2. Ok, quanti gol facciamo? Quanti gol faremo oggi? Vediamo se finisce il primo tempo, ancora no, il Monaco deve ancora soffrire le pene dell'inferno, infatti il PSG non si ferma e continua ad attaccare, ancora chance per Johnson che riesce a trovare il gol dell'8-2, quindi ragazzi direi che possiamo andare con calma qui nel secondo tempo. Proviamo ad alzare questo pallone, ancora un assist che va a buon fine, 9-2 addirittura. Non ricordo se siamo mai riusciti ad arrivare a 10 gol, penso di sì, sinceramente 9-4 comunque come partita allucinante veramente. Vediamo un po' che cosa combinerà il Monaco adesso. Proviamo ancora ad alzare il pallone. Forse ho sbagliato. Invece no, forse che arriva l'assist. Sì, 10-4. Partita mai vista prima. Un punteggio veramente incredibile. 6 assist e 3 gol per Ricky Jones. Veramente incredibile. Purtroppo non possiamo arrivare a 100 punti in campionato, ma a 98. Comunque, beh, non fa niente. Allora. Adesso è il momento però di concentrarsi sulla Champions, partita contro il CSKA. Penso che vedremo solamente la partita di andata quest'oggi per poi continuare nella prossima puntata. A me ragazzi, la prossima puntata credo che sarà l'ultima con il Paris Saint-Germain. Poi, in caso di vittoria, proveremo a cambiare squadra. Qua arriva subito il gol da parte di Ricky Jones che calcia di pura potenza e trova la porta. Siamo anche in trasferta, quindi ragazzi, mi raccomando. Qua mettiamo il piedino sotto, forse esagerato, quasi quasi arrivava il gol, sarebbe stata, cioè era una traiettoria veramente strana. Qua mettiamo, bellissimo il tocco sotto, qua che precisione da parte di Ricky Jones, bellissimo passaggio, ma l'azione non si concretizza. Andiamo alla ripresa, dove sicuro, qui il CSKA ha sbagliato un calcio di rigore, meno male, qua ragazzi, grande opportunità per realizzare, no, per realizzare un assist, non ci credo, non l'ha presa. Diciamo già ero sicuro di far gol. Qua invece non può sbagliare, invece è fuori gioco. No ragazzi, ci stiamo un attimo distraendo. Comunque 2-0, arriva comunque il gol del raddoppio. Con calma ragazzi, con calma. Opportunità di dribbling, forse non una grande performance da parte nostra quest'oggi, però l'importante in questi casi è portare a casa il risultato. E comunque a parte tutto arriva addirittura una doppietta per Ricky Jones. Qua ancora chance per tentare un assist, e stavolta arriva 4-0. Direi che nel finale ci siamo ripresi alla grande, infatti migliori in campo. Bene così ragazzi, 4-0, ma abbiamo già un piede in finale che molto probabilmente sarà contro il nostro passato, contro il Real Madrid, che è stata la nostra squadra l'anno scorso. Facciamoci l'ultima partita contro il Tolosa, che dovrebbe essere la semifinale di Coppa, così vediamo un po' che cosa riusciremo a combinare. Allora ragazzi, le scarpette. Arrivati a questo punto direi che senza problemi possiamo prenderci le scarpette più costose, ma proprio senza dubbio. Ok, costano 500, va benissimo, non c'è problema. Allora, partita contro appunto il Tolosa, semifinale di Coppa, che poi ragazzi penso che abbiamo sempre utilizzato queste scarpette, ormai siamo un giocatore di un certo tipo, quindi è importante avere anche queste scarpette. Comunque arriva subito il gol del vantaggio, 1-0, Tolosa che sulla carta dovrebbe essere una partita, un avversario affrontabile, qua stavo sbagliando, meno male. Opportunità per calciare per Ricky Jones che tira benissimo e trova il gol del 2-0. Ragazzi, questa partita è molto molto importante. Ancora opportunità per Ricky di sparare forte in porta e trova il gol del 3-0. Dai ragazzi, 11 minuti già stiamo dominando. Devo dire che stiamo facendo un finale di stagione veramente incredibile. Qua ho sbagliato il passaggio, era un assist abbastanza fattibile per noi. Comunque continuiamo ad attaccare, 4-0 che mi dà molta molta sicurezza. Qua opportunità per segnare il 5-0, colpo di testa che non sbagliamo. Bene così ragazzi. Tolosa che prova a rendersi pericoloso alla fine del primo tempo, ma in realtà le chance sono ancora le nostre. E qua purtroppo non arriva il gol del 6-0, ma finisce qui il primo tempo. Direi di andare con calma nel secondo tempo, visto che il 5-0 mi sembra abbastanza rassicurante. Possiamo spingerci ancora in avanti, va bene, e possiamo calciare in porta. E arriva il gol 6-0, ragazzi. Nonostante stiamo andando con calma, riusciamo sempre
a fare ottime cose, ancora opportunità di testa, ma stavolta non arriva il gol, peccato. E direi, ragazzi, che la partita si sta avvicinando tranquillamente verso la conclusione. Ok, andate qua, andate qui, forza, forza. Vai, vai, vediamo se arriva. Sì, qui bellissimo assist. Qua sfruttiamo al massimo il fatto di essere i capitani della squadra. Comunque, poker e doppio assist, grandissima performance. In finale andremo a giocare contro il Lione. Va benissimo, ragazzi. Continuiamo a macinare soldi su soldi. Ok, la fidanzata con il delta plano addirittura. Comunque, ragazzi, allora, vita. Ok, perfetto. Allora, prima di chiudere, giustamente, uno sguardo agli eventi, perché allora abbiamo l'ultima giornata contro il Cannes di campionato, il ritorno di Champions che, diciamo, avendo vinto 4-0 sono abbastanza sicuro di andare in finale, e poi soprattutto la finale di Coppa di Francia. Quindi, ragazzi, nella prossima puntata concluderemo la nostra avventura, forse, chissà, sicuramente concluderemo la stagione con il Paris Saint-Germain. Concludiamo la puntata con un super score di 68 gol e 72 assist in 53 partite, veramente incredibile. Quindi, ragazzi, io per oggi non posso far altro che fermarmi qui. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, a seguirmi sulla pagina Instagram, a sostenere il canale tramite una donazione. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.